portiamo a termine finalmente il terzo livello, ci è voluto un po' di tempo più del previsto, il Covid ci ha messo un pochino il bastone tra le ruote, abbiamo avuto l'onore di ospitare qui nella Casa della Pallamano, come dicevi tu, Lino Cervar, dispensato pillole di saggezza e di pallamano vissuta, oltre poi a dare ai corsisti quello che è veramente la sua visione, la sua idea di pallamano europea e globale. La formazione sta avendo un impulso importante, questo Consiglio federale ci crede molto, andiamo a regime settimana prossima, a fine mese, con l'introduzione del secondo livello, partirà il primo modulo in presenza. Si concluderà entro il Festival della Pallamano, quindi in questo semestre andremo a licenziare altri 20 corsisti di secondo livello e si va a inserire in un programma che prevede appunto il primo livello continuativo durante l'anno, il secondo che partirà, il terzo che sta finendo, e in tutto questo si aggiungono anche gli aggiornamenti annuali e tecnici, perché ovviamente la filosofia è quella che va bene essere formati, ma il continuo aggiornamento fa sì che poi tutti i tecnici cerchino di parlare la medesima lingua, la lingua dei nazionali, del nostro direttore tecnico, per puntare tutti all'alto livello delle squadre nazionali. Il tutto procede su due binari, da un lato la territorialità, quindi dei corsi di base, dall'altro il ritrovarsi nella Casa della Pallamano, nel centro tecnico di eccellenza della federazione per l'alto livello. Sì, qui a Chieti abbiamo trovato ovviamente terreno fertile per porre le nostre radici e fare l'alto livello. Ai territori, ai nuovi comitati regionali verrà demandata poi, soprattutto nella seconda parte dell'anno, quella che è la formazione di base, il primo livello, avendo comunque sempre un trade union con Roma che avrà la funzione di organizzare e di coordinare tutto quello che è il primo livello. Il corso è arrivato al terzo modulo. E vuol dire che prima ce ne sono stati altri due molto importanti, il primo online, e per fortuna e su grande insistenza di questa commissione della federazione siamo riusciti a fare due corsi in presenza, importantissima non solo per la presenza di Lino Cervar ma anche per la possibilità di vedere gli allenamenti del campus, di tutti gli allenatori a partire da Riccardo Trillini, e come ho detto stamattina ai corsisti, vedere dal vivo e non stando a ascoltare solo vedendo dal computer è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra immagine, sono tutte altre sensazioni che si possono raccogliere, e i primi commenti che mi hanno dato i corsisti sono stati entusiasti, perché avere la possibilità di confrontarsi non solo con i docenti ma anche fra di loro è una cosa che ci mancava molto. E per quanto riguarda la formazione, dobbiamo pensare che abbiamo fatto più ore di formazione in questo biennio nonostante il Covid che io penso in tutta la storia della pallamano italiana. Credo che al di là che ci possano essere gradimenti o meno su alcune lezioni, su alcuni temi, questo sforzo immane che stiamo compiendo proprio come commissione, non mi stancherò mai di ringraziare chi ci ha permesso di fare questo, anche gli organi tecnici della federazione che sono sempre a disposizione, credo che ci sia una grande opportunità. Abbiamo parlato per anni mai di pallamano, non siamo mai stati in grado di comunicare fra di noi, di avere notizie dall'esterno, di avere informazioni che sono la base per crescere. Questa attività la stiamo facendo alla grande, diciamo, i feedback sono molto positivi e quindi vorremmo andare avanti così. Beh, è stato un buon modulo quest'ultimo, è stato un periodo travagliato per trovare delle date utili, però diciamo così che c'era una grandissima presenza. Penso che i corsisti sono stati soddisfatti dal livello delle lezioni e abbiamo toccato argomenti appunto da ultimo livello. È stato un corso con numerosi partecipanti, per cui ecco, dopo quest'annata, dopo gli esami che si svolgeranno a maggio, avremo sicuramente un parco allenatori più numeroso e più competente. A breve si aprirà peraltro anche il corso di secondo livello, se non sbaglio, con il suo primo modulo. Di fatto l'attività di formazione procede con un ritmo abbastanza spedito. Sì, quando con la nazionale Under 17 torneremo dalla Turchia, subito ci saranno gli allenatori del secondo livello che parteciperanno al primo modulo in presenza. Questa è un po' la facilitazione della Casa della Pallamano, perché è molto più facile per la federazione organizzare questi eventi dove si ha un po' tutto testato già, provato, gli alberghi vicino, per cui è un grande vantaggio e parte un nuovo ciclo.